Signore e signori, io e il mistico Capitano Blazer abbiamo risolto i nostri problemi in sede privata, quindi mi aspetto da lui un commento sotto questo video dove conferma questa cosa qua, io lo pinnerò in alto per dire che sì, abbiamo risolto, non so se possiamo dire di essere tornati i migliori amici del mondo, però in ogni caso noi ne abbiamo parlato e abbiamo risolto per conto nostro. Ma nonostante questo voglio rispondere al suo video, rispondendo a delle accuse che mi sono state fatte e anche spiegando altre cose in aggiunta a quelle che già lui dice. Ripeto, io e lui abbiamo risolto in sede privata. Ciò non toglie che comunque io ho fatto il video che ho fatto e non me ne pento. Potevo benissimo toglierlo, potevo toglierlo in 2 nanosecondi, non l'ho fatto. E penso che con questo video si chiuda quello che è il discorso, diciamo, del dissing tra me e il capitano. Via il cappello e fuori l'uccello. Ora, so già che ci saranno dei problemi in questo video perché c'è la mia webcam del video che lui stesso ha, del primo video, e anche la sua webcam, quindi sarà un casino. Non ci vedremo per niente, ma... Dopo tutto sto tempo ancora non ha capito come funziona YouTube. Poi dovrebbero nascere delle amicizie, dovrebbero nascere delle collaborazioni, che sicuramente sono molto 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 più proficue rispetto a un dissing. Hai ragione, infatti martedì 12 marzo, ehi, ti interesserebbe fare un video sul mio canale? In caso ti spiego di che si tratta. Mai più risposto. Ma neanche non ho tempo, questa settimana sono impegnato. Privato e abbiamo discusso. È vero. Inizialmente per dei motivi che vi spiegherò dopo. Ma non... che dopo non spiega, ve li spiego io. Diciamo che il nostro rapporto inizia l'8 luglio del 2018 con questo messaggio qua, che dove lui dice che io gli ho copiato delle miniature che poi ho cambiato, eccetera, senza mostrare effettivamente delle miniature che io gli ho copiato, eccetera. La cosa divertente è che io gli ho risposto: senti bello, in realtà a me degli iscritti mi mandano gli screen: Octi, Capitan Blazer ti ha copiato again. Perché a quel tempo lui aveva meno iscritti di me, e quindi la gente, quando vedeva lui che copiava le mie copertine, gli andava a rompere il c***o. E quindi io gli ho mandato proprio la foto del mio video 2 mesi fa, le 7 cose che non sapevi su Ninja, e il suo video 1 settimana fa, Ninja un grave problema all'occhio. Cioè, al tempo chiaramente erano quelli i tempi. Giusto per farvi capire dove sia il video che la copertina erano praticamente identiche. Quindi gli dicevo: senti, vecchio, copiamo tutti le copertine dagli americani. Non dare la colpa a me. Anche perché, cioè, fa tanto a parlare, ma vedete il suo canale? 4 mesi fa, come usare la spada dell'infinito. Ok? Yeah, guarda... Video del 29 dicembre 2018. Guardate la copertina. E scriviamo spada pura fibra italiana, guardate la copertina, guardatela, 4 mesi fa, vediamo il giorno, 12 dicembre, 12 dicembre. Giusto per farvi capire, siccome le copertine le prendiamo dagli americani, c'è poco da dire, voglio dire, lo fai tu, lo faccio io, lo fanno tutti. Cioè, anche il singolo riquadro, questo che voi vedete adesso, qualcuno di voi potrebbe dire, l'hai copiato da lui. No, è una cosa che stanno facendo tutti, e se devo dire da chi l'ho copiato da Lachlan, uno youtuber americano che lo fa sempre. Aspettate. Proprio ho beccato il video dove si è dimenticato di mettere lo sfondo. Eccolo qua. Eccolo qua. Mi piaceva. Ho detto, boh, prima o poi lo farò anch'io sicuramente. Quindi, boh. Ancora sfrutta la popolarità delle persone per crescere. Cosa che ho fatto io con Ninja TV inizialmente. Però mi sono fermato a 25-30 mila iscritti per poi... Assolutamente cosa non vera, lo sai anche tu. Notate una minima differenza da quello che c'è sopra la mia testa a quello che ho messo io qua. Io questo banner, questo logo, l'ho creato ispirandomi ad un video di Ali A, un canale americano okay, molto famoso. Non so chi sia Ali A, cioè non guardo i suoi video, ma lui dice che praticamente si è ispirato perché tipo tutti usavano la freccia. La freccia viene usata in ogni video, viene usata da lui, viene usata da me e viene usata da qualsiasi americano, la tipica freccia rossa fatta in questo modo. Quindi voglio dire, siccome anch'io seguo canali americani come Lachlan, Laserbeam, Muselk e tanti altri di questo genere qua, cioè non è che è un'idea che può venire solo in mente a lui. E solo perché magari una persona fa prima una cosa di un altro, non significa che per forza l'altro debba aver copiato lui. Cioè, io non è che devo aver copiato Blazer per questa roba qua. Ecco, questa è stata la cosa che io ho sbagliato. Io ho sbagliato a dire che è un immaturo. Questa è la cosa che ammetto di aver sbagliato. Perché ho fatto riferimento a dei video di 7 mesi fa. In 7 mesi le persone fanno tempo a cambiare. In 7 mesi le persone fanno tempo a evolversi in qualche modo. E quindi io ho preso spunto da dei video che erano stati fatti 8 mesi fa per dirsi lui è un immaturo per le cose dette in questi video. Poi parlando con lui ho scoperto che non è così. Cioè sicuramente nel tempo è cresciuto mentalmente, eccetera eccetera. E questa è la cosa più sbagliata in assoluto di tutto il video. E qua lui dice, parla del fatto qua che, parla del fatto il contest, che il giveaway che ho fatto sulla season 9 lo definisce fake. Andiamo ad analizzare. Peccato che
Nel mio video io non parlo assolutamente del contest della season 9, e io penso lui si riferisca a "vi regalo il pass battaglia della stagione 9 gratis", ma ascoltate cosa dico esattamente. Acer, e non solo lui, per un sacco di tempo andavano in giro dicendo che se li si supportava come creatore nello shop, la loro... Blazer e altri youtuber per un sacco di tempo andavano passato in giro a dire che se li si supportava. Ragazzi, questo video poteva chiamarsi benissimo "questi youtuber vi stanno fregando", e oppure chiamarsi ancora meglio "la falsità dei contest". In questo video non è proprio un video contro Blazer, io ho detto solo che mi dava fastidio che in passato lui faceva proprio, diceva "eh sì, se mi supportate verrete aggiunti ad una lista", e diceva delle bugie perché non poteva farlo e lo sa anche lui. Lui si è difeso dicendo che io l'ho accusato per il nuovo contest che sta facendo. E invece no, io l'ho accusato per delle robe vecchie e non... cioè, non è che l'ho accusato, ho detto Blazer, così come altra gente, per un sacco di tempo andavano in giro a dire pabam 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 pabam. Che poi la gente dica "no, il suo conto è vero, adesso è vero". Ok, ma io non ne ho mai parlato in questo video, mai. Dopo di me. Poi mi ha scritto "ehi, ti interesserebbe fare un video sul mio canale? In caso ti spiego di che si tratta". Ehi bro, se... Ecco, per esempio qua non mi è piaciuta questa cosa e qua si capisce che vuole solo sfruttarmi. Ma se ti ho anche scritto sul mio canale, ma come posso sfruttarti se faccio un video sul mio canale? Se faccio un video sul mio canale, l'unico che ci guadagna sei tu. Perché non è che la gente clicca sul video del mio canale perché ci sei tu e allora i tuoi iscritti cliccano sul mio video, no. I miei iscritti vedono te e magari dicono "ah ok, allora andiamo da lui". Boh, vabbè. Canale, in caso ti spiego di che si tratta. Ehi bro, sinceramente mi ha dato un po' fastidio. Ecco, per esempio, qua lui mi ha detto "ehi bro, sinceramente mi ha dato un po' fastidio il fatto che mi hai interamente copiato titolo e idea dell'ultimo Fortnite News". Per l'idea, no, cioè, dire "mi hai copiato l'idea" è una parola grossa, vabbè. Almeno sei un po' originale, il titolo è identico. Oh, ragazzi, ho sbagliato e gli ho chiesto e gli ho detto "hai ragione, scusa". Più di così, veramente, io non ho idea di cosa si possa fare. Voglio dire, e io gli ho spiegato lui in privato perché ho copiato il suo titolo, eccetera. C'era una motivazione, quindi gli ho chiesto scusa subito. Cioè, quando ho sbagliato, gli ho chiesto subito scusa. Ma la cosa interessante è che lui pubblica i video molto dopo di me. Io pubblico i video molto dopo di Blazer? Non sono d'accordo. Lui li pubblica alle 13:30 e qua c'è scritto "ogni giorno ore 14 un nuovo video". Quindi molto più. Se io in mezz'ora ho il tempo di registrare, editare, caricare e mettere le copertine, metadati, eccetera, un video, beh, oia, sarei proprio lo youtuber più felice del mondo. Farei 7 video al giorno, altro che. Raga, è impossibile che in mezz'ora io ho copiato la sua idea, l'ho registrata, l'ho editata, l'ho montata, l'ho caricata. Vabbè. Aspettate che uscisse il mio Fortnite News, perché sono io il creatore della serie. Ecco, questa mi dà fastidio. Questa è proprio una bugia. Ah sì, ah sì, ah sì. Pinnacoli Pendenti verrà distrutta 2 aprile di un anno fa. Primo aprile di un anno fa. A quel tempo il suo canale neanche esisteva. E in questi video io spiegavo le varie cose che sarebbero successe, eccetera eccetera eccetera. Cioè, ero io il creatore di Fortnite News Ita. Semmai. Solo perché non veniva chiamata Fortnite News Ita non è che significa che... cioè, erano video informativi. Voglio dire, un anno fa ero io un po' il telegiornale di Fortnite. Altri esempi. Omega distruggerà la mappa, ecco chi tradisce i nostri supereroi. Tutti i video di 11 mesi fa, quando il suo canale ancora non esisteva in un certo senso, non era rinomato. Il suo canale è esploso a maggio con la season 5 e 11 mesi fa non era maggio. Anzi, in realtà sì, però al tempo ancora comunque tante questo video cose. Ecco, 19 maggio, ecco, vedi. Comunque, bene o male, ero io il news di YouTube Italia. Quindi il fatto di dire "ho inventato io sta roba" è sbagliato. Ora vi faccio vedere questa immagine qua di un messaggio che lui mi ha mandato. E se lui vuole confermare il fatto che me l'abbia mandato o no, sta a lui. Ognuno di voi potrebbe dire l'hai ritoccato, tarocco, è falso". Io vi dico, questo messaggio me l'ha mandato lui. Cioè, per dirvi che abbiamo risolto. Infatti noi ne abbiamo parlato la sera, la sera prima che uscisse il suo video. Comunque Octi oggi un po' mentre ero incazzato ho registrato un video che esce domani, chiamato "uno youtuber mi ha dissato" e risponde "il video non ti ho mai citato, però mi sono difeso le accuse e l'ho lanciato come nel tuo caso, qualche piccola frecciatina". E poi dice altre robe che non c'entravano, quindi comunque
comunque non stiamo a parlarne. Fatto sta che comunque io penso che questo discorso, questo argomento possa finire qua. Io e Blazer abbiamo risolto tutte le nostre controversie, ne abbiamo parlato, magari potremmo definirci più amici, magari di quanto eravamo in passato, eccetera eccetera. Abbiamo appurato che ognuno copia da altri, quindi cioè copiamo le copertine dagli americani, a volte ci copiamo tra di noi, eccetera. Quando sbaglio, quando copio, sbaglio, gli chiedo scusa, gli dico hai ragione, scusami. Cioè sono sincero, lo ammetto, se sbaglio lo ammetto. Più di così veramente potevo non rispondergli, potevo non incularmene minimamente, però invece gli ho risposto. Quindi niente, aspetto il suo commento dove spiega che quello che dico effettivamente è vero, sul fatto che abbiamo risolto, che tutta la roba finisce qui. E niente, direi che magari di tanto in tanto lo vedrete su questo canale, non sul suo, altrimenti lo sfrutto.